Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere un piccolo trucchetto Mac che sicuramente vi farà dormire più tranquilli. Parliamo di webcam EyeSight, le webcam che sono integrate in tutti i computer di Apple, che quando vengono utilizzate vengono affiancate da un piccolo LED verde che serve proprio a significare che la webcam è in uso. È bene che si possa visualizzare l'immagine che viene catturata da una webcam anche senza far accendere il LED di notifica, è un dato di fatto, lo sappiamo in tanti, lo sanno soprattutto gli hacker. In questo video vi farò vedere come eliminare il problema, come disattivare totalmente la webcam, proprio come se fosse disconnessa qualora fosse una webcam USB, e lo faremo con un piccolo script veramente molto semplice da utilizzare che vi darà proprio la possibilità di attivare e disattivare l'hardware della webcam. Quindi disattivandola non sarà assolutamente rilevata dal computer e nessuno potrà utilizzarla, anche i più bravi. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. La prima cosa da fare per bloccare del tutto la webcam nei vostri computer Mac è scaricare uno script, lo script che eseguirà il lavoro. Il link lo troverete in cima alla descrizione di questo video. Una volta scaricato il file zip che contiene lo script, tutto quello che dovrete fare sarà consentire ovviamente l'avvio di questa funzionalità e scegliere tra le voci Enable Webcam o Disable Webcam. Ovviamente per disabilitarla dovrete scegliere l'ultima e vedrete che avviando applicazioni che utilizzano una fotocamera, come per esempio in questo caso PhotoBoot, verrà visualizzato che non è disponibile alcun hardware, quindi è come se la webcam non fosse assolutamente collegata al computer. Con questo script è possibile effettuare anche l'operazione opposta, ovviamente dovete scegliere la voce Enable EyeSight e in pochi secondi tornerà tutto come prima. Con questo trucchetto la webcam sarà assolutamente disattivata, sarà proprio come se non fosse mai stata connessa al dispositivo e quindi nessuno potrà attivarla. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.